Ragazzi, siamo alla follia. Allora, sono senza parole. Allora, prima di iniziare a raccontarvi il video, l'aneddoto allucinante, ieri abbiamo fatto una bella giornata a Mendrisio al bar Osteria La Quercia. Sono arrivate più di 50 persone, abbiamo mangiato bene, bella grigliata, e poi ho proposto al proprietario Vincenzo di replicare più avanti, forse il 21, segnatevi la data del 21 ottobre per una paella. Poi il sabato, quando io non sono via, sono sempre lì. Sabato prossimo ci sono ancora. Quindi chi mi vuole parlare, venire, venite con più calma lì che mi trovate al sabato, perché ieri c'era casino e non ho potuto dare retta a tutti. Allora, ieri sera sento un mio amico, tutto eccitato, tutto preso bene, ho detto: cosa è successo? Ah no, guarda, ha vinto l'Inter, è andato al bar a vincere. Allora, e mi manda un link, gli ho detto perché, cosa è successo, cosa c'era, che partita c'era. Sapevo neanche che partita c'era io. No, praticamente mi gira il link di highlights. Apro questo link e ho visto che praticamente ieri l'Inter ha giocato. Questi hanno lavorato contro il Milan, c'è stata questa partita, questo derby, che è stato vinto dall'Inter 5-1. Vado a leggere i commenti sotto. Primo commento che leggo è... E qui non ho proprio parole, qua ormai... Primo commento che leggo è: avete meritato di vincere, Robo. Avete? Non ho capito. Avete? Cioè, ho letto: avete meritato di vincere. Cioè, uno che ha scritto: avete milanisti, no, avete interisti meritato, avete, no. Hanno meritato di vincere. Hanno meritato, non avete. Cioè, no, ma perché qui c'è questo vizio da parte di chi segue questi lavoratori, di seguire questi che lavorano, di quelli che seguono queste... Anche se sono qui, vengono pure anche là a rompere, cioè non si riesce mai a stare tranquillo. Allora, c'è questo vizio di andare a vedere queste aziende, queste società, questi lavoratori e impersonificarsi come se questi fossero parte di questa azienda, di queste società. Cioè, hanno vinto, hanno comprato, hanno venduto, hanno guadagnato, hanno preso i soldi, hanno vinto il premio, hanno rinnovato il loro contratto. Non avete, cioè mi piace quando dico abbiamo vinto. No, tu non hai vinto niente. Tu non hai vinto niente. Abbiamo venduto, tu non hai venduto niente. Abbiamo venduto con 50, abbiamo preso 50 milioni. Abbiamo preso, hanno preso. Cioè, in un paese in cui, allora, in un paese in cui stiamo andando a rotoli, la gente è ancora lì, abbiamo preso, abbiamo venduto, abbiamo vinto. Ma scusa, ma poi tutta questa cosa a che cosa porta? Cioè, tutto abbiamo vinto, abbiamo comprato, ieri ha vinto, quell'altro ha perso, robo. Cioè, alla fine tutto questo per andare in piazza con lo scudettino al mese di giugno. Ve lo regalo io lo scudetto. Cioè, ve lo do io lo scudetto, se volete ve lo regalo. Cioè, benzina 2 euro al litro. Cioè, costo della vita che l'hanno raddoppiato nel giro degli ultimi mesi. Hanno rinnovato pure con arretrati, hanno ripristinato, signori, questi qui, pure i vitalizi. E vabbè, non parliamo del resto, che intanto l'avevo già pronosticato un anno fa. Sempre più hanno fatto un decreto dove nei prossimi 3 anni prospettano l'arrivo di forza lavoro quasi 500.000 in 3 anni, mai così tanti. Quindi sempre meno diritti, sempre più americanizzazione, sempre più balcanizzazione,
sempre più ore di lavoro, sempre meno diritti, quei quattro welfare che c'era conquistati in lotte della, quando esisteva, perché adesso ormai non esiste più nessun partito di sinistra, non esiste più uno straccio di sinistra in Italia, conquistati negli anni 60, li stanno togliendo tutti, stanno privatizzando tutti, stiamo sempre più spianati. E che vi devo dire, ragazzi? E la gente, ci sono almeno 10 persone che mi aspettano per fare la fotografia, perché Malambenedetto a Lugano è come Maradona a Napoli, quindi per cui vi saluto. Ragazzi, siamo messi veramente male. Non voglio neanche parlare male del governo, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.